Ennesimo scontro a distanza tra sindacati di polizia e governo. I primi hanno minacciato uno sciopero generale e Palazzo Chigi ha reagito parlando di ricatti. Se quando verrà il tempo della trattativa uno dei temi sarà l'Italia può ancora permettersi 5 diversi corpi di polizia? Lo abbiamo chiesto agli interessati. Sul marciapiede di fronte a una scuola abbiamo incontrato alcuni insegnanti precari in attesa della chiamata per l'incarico annuale. Desideri e disillusioni a 2 giorni dall'annuncio del governo sulle 150.000 assunzioni. L'ultima scintilla alla Festa Democratica di Milano, contestata dai tassisti milanesi la direttrice di Uber Italia, l'applicazione alternativa ai radiotaxi con licenza municipale. Accuse urla dopo la sentenza tedesca che ha fermato la startup nata negli USA. Si è rafforzato il fronte di chi non la vuole in Italia. L'Italia dell'industrializzazione, delle grandi fabbriche, dei viadotti, dell'epica futurista, della macchina e della velocità, all'ambiente sacrificato a favore dell'industrializzazione dei consumi. Una storia raccontata in un documentario con i filmati degli archivi delle aziende italiane e vedremo gli ulivi sradicati per far posto alle acciaierie pugliesi. Il gremio squadra di calcio del sud del Brasile è stato escluso dalla Coppa Nazionale per razzismo. I suoi tifosi avevano a lungo insultato il portiere avversario nel corso della partita disputata contro il Santos. La sentenza della commissione disciplinare non ha precedenti ed elimina il gremio dalla competizione. Ai tifosi riconosciuti dalle telecamere verrà vietato l'ingresso negli stadi per 2 anni. Sanzioni anche per l'arbitro e per i suoi assistenti. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al TG Cronache. Allora, un clima incandescente, il malessere che cresce tra le forze di sicurezza del nostro paese e la minaccia di uno sciopero sarebbe un fatto senza precedenti che preoccupa e non poco il governo. Naturalmente ne abbiamo già parlato nel telegiornale. Da un lato c'è l'annuncio, la conferma del blocco dei salari e quindi la rabbia delle forze di sicurezza, e dall'altro c'è la risposta di Renzi, del premier Renzi, che ha detto non accedo ai ricatti e comunque 5 comparti di sicurezza in Italia sono troppi. Allora vediamo proprio che cosa si intende, quali sono i numeri della sicurezza del nostro paese anche raffrontati al resto dell'Europa, e poi sentiamo le voci dei rappresentanti delle forze armate proprio su questo tema. Partiamo da qui. È la prima protesta da quando è in carica come Presidente del Consiglio. Matteo Renzi si trova a fare i conti con una contestazione da parte dei corpi dello Stato che per la prima volta nella storia della Repubblica hanno deciso di mobilitarsi tutti insieme. La scelta dei sindacati di polizia e delle forze armate di scioperare arriva in seguito al blocco degli stipendi per i lavoratori pubblici annunciato dal Governo. Un fulmine a ciel sereno, visto che da Palazzo Chigi era arrivata la rassicurazione che il governo sarebbe riuscito a sbloccare le retribuzioni ferme dal 2010 ed era solo il 28 luglio scorso. Inevitabile la reazione di rabbia delle forze dell'ordine. Noi protestiamo contro questo blocco degli aumenti salariali che ormai da 5 anni ci penalizza come tutta la categoria del comparto sicurezza. Non abbiamo un rinnovo contrattuale vero da 5 anni, forse anche 7 se andiamo a vedere. Nel 2010 non c'è stato un reale aumento. Il ministro dell'Interno aveva fatto delle promesse per quanto riguarda le forze dell'ordine e noi e vigili del fuoco, quindi comparto sicurezza e vigili del fuoco. Le promesse che ci avrebbero rivisto il contratto, il tetto salariale, i mezzi, gli uomini, però attualmente zero, zero, nulla di tutte le promesse che ci sono state fatte. Scioperare per un mancato aumento in un momento di crisi come questo è estremamente ingiusto, ha fatto sapere il Premier. Non sono in bilico posti di lavoro, gli stipendi, aggiunge Renzi, che si dice in ogni caso pronto al dialogo, ma senza cedere ad alcun ricatto. Troppi 5 corpi di polizia, secondo il Presidente del Consiglio, che ad un possibile tavolo vuole discutere anche di questo e lascia intendere che si potrebbe pensare ad una riforma. Devono essere tutti pronti, ha detto Renzi, ad una cura dimagrante.
Se oggi in Italia abbiamo un turnover al 55%, quindi vuol dire che ogni due pensionati in polizia o nei carabinieri se ne assumono solo. Se la strada è solo questa, no. Se invece ci mettiamo a un tavolo e discutiamo dove sono gli sprechi, ad esempio noi abbiamo al Ministero dell'Interno abbiamo due dipartimenti distinti che si occupano uno dei vigili del fuoco e uno della polizia di Stato, con tanto di prefetti, funzionari, burocrati, ben pagati, uffici, eccetera. Perché avere questo doppione? Creiamo un solo dipartimento dove mettiamo insieme polizia di Stato e vigili del fuoco e risparmieremo decine e decine di milioni di euro. All'inizio del 2013 gli organici dell'insieme delle forze dell'ordine in Italia era di 278.461 dipendenti, in Germania di 243.201, ovvero 35.260 in meno dell'Italia. In Francia circa 94.000 in meno, in Spagna 97.000 in meno. Eppure il territorio italiano non è vasto come questi altri paesi e, continuando nei confronti, l'Italia conta 561 agenti ogni 100.000 abitanti, in Germania solo 300, in Francia 385. Ma l'opposizione già polemizza. Nel nostro paese la sicurezza è ridotta all'osso, i carabinieri hanno il 40% in meno degli elicotteri che avevano in dotazione in passato. L'organico attuale è molto al di sotto dei numeri scritti sulla carta, che da anni non si fanno più assunzioni. E ai rappresentanti delle forze dell'ordine ha risposto stamattina anche il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ha detto: sono giuste le rivendicazioni, ma i toni sono eccessivi. Sentiamolo, Alfano. Noi stavamo lavorando perché esprimevamo ed esprimiamo ogni giorno la nostra vicinanza agli operatori della polizia, agli operatori di tutte le forze dell'ordine. Noi ci sentiamo molto vicini a tutte le forze di polizia ed è per questo che abbiamo lavorato nelle scorse settimane non per il rinnovo del contratto che non è stato richiesto, ma per il superamento, per la eliminazione dei tetti salariali. Questo era ed è un obiettivo che speriamo non venga complicato dai toni eccessivi del comunicato di ieri, perché le giuste rivendicazioni non si esprimono da parte di donne e uomini in divisa con i toni con cui sono stati espressi, e davvero mi auguro che non abbia complicato il lavoro che stavo e che stavamo facendo all'interno del governo. Noi incontreremo i rappresentanti dei lavoratori e degli operatori di polizia e sono convinto, e questo è il punto che mi pare determinante, sono convinto che ci siano tutte le condizioni per risolvere il problema, per affrontare con serenità la questione, se la serenità ci sarà da parte di tutti e se il lavoro che abbiamo messo a punto in queste settimane darà i frutti che mi auguro aveva già la possibilità di dare. E allora, per una categoria, lo abbiamo visto, che è arrabbiata e che vede disattese le promesse, ce n'è un'altra che invece timidamente in queste ore spera che vengano confermate le promesse, l'annuncio fatto due giorni fa da Renzi. Sono i precari della scuola, 150.000 le assunzioni promesse. Allora noi, proprio in questi giorni in cui gli insegnanti tornano sui banchi di scuola, abbiamo sentito le voci dei precari della scuola. Nel senso, ma vede, io più che precario mi piace paragonarmi a un asquillo. Io faccio marchetta, a seconda di quello che è la disponibilità vado e tappo il buco. Nessuna continuità didattica e onestamente le possibilità di trovare il tanto sospirato tempo indeterminato si riducono di anno in anno al lumicino. Più quest'anno con la possibilità di trasferimento da una provincia all'altra e inserimento a pettine, sta venendo fuori una guerra tra morti di fame. Siamo a Milano, davanti all'istituto commerciale Bonaventura Cavalieri. Molti precari convocati per le nomine annuali. Una trafila che si ripete da anni e alla quale ormai chi è qui ha fatto l'abitudine. Ma quest'anno c'è un argomento in più sul quale riflettere, mentre si attende la chiamata e il numero che passa di bocca in bocca è 150.000, ovvero le nuove assunzioni promesse da Renzi. Non so se credere a queste assunzioni e soprattutto non credo che la vera utilità della scuola
in questo momento sia aprire altri concorsi, nel senso che finché si aprono nuovi canali di accesso per fare lo stesso mestiere, e le cose non funzionano, le graduatorie a esaurimento dovrebbero essere esaurite, quindi finire nel tempo, e poi una volta esaurite le graduatorie si dovrebbero aprire altri concorsi. Un annuncio che si è unito a quello di una riforma della scuola, questa volta presentata come nuovo progetto educativo, ma qui si trova tanta disillusione. Sono qui da 10 anni. Io ormai penso che crederò nel momento in cui vedrò qualcosa concretamente. Mi dispiace essere così disillusa, perché non sono una persona disillusa di natura, ma ci hanno portati ad essere così. Un altro anno scolastico che inizia faticosamente, ma qualcuno ottimista l'abbiamo trovato. Io penso che Renzi, avendo la moglie insegnante, precaria anche lei, credo, si dedicherà con più attenzione, maggiore cura e più conoscenza anche di questo settore, e insomma farà in modo di intervenire nel migliore dei modi. Un intervento, quello del governo, che vorrebbe sanare le situazioni più paradossali, come quella che il Fatto Quotidiano testimoniò lo scorso anno. Qua a Villa Literno ne salgono tante, quasi tutte le mattine, dalle 4:30 alle 6. Vero Carla, soprattutto pure sul treno delle 6, perché aspettano la chiamata sotto Roma 3. Lei invece l'ha aspettata lunedì, vero? Adesso c'è 3 giorni. Oggi finisco, poi da domani si riparte. 3 giorni fa, supplenza. Non erano proprio ottimiste queste insegnanti che raggiungevano in treno Roma tutte le mattine, anche da altre province, per attendere al bar della stazione Termini la chiamata del provveditorato in cerca di una supplenza per l'improvvisa malattia di una collega. Io sono partita questa mattina, mi sono svegliata alle 4:30 questa mattina, sono uscita di casa alle 5, ho preso il treno alle 6 da Frosinone e sono arrivata qui alle 7:30, in piedi perché non c'è posto sul treno, e sto aspettando la telefonata, che la chiamate se mi chiamano. Supplentopoli, il neologismo coniato dal Premier, ma dietro una nuova parola la vita dura, durissima delle decine di migliaia di insegnanti precari. Semplicemente fare un appello al Ministero della Pubblica Istruzione e se poi fare un'inquadratura, tutta questa gente va in messa in ruolo, perché questa gente è giovane, ha tantissime risorse, tantissime energie da dare ancora agli studenti, ai ragazzi e alla scuola italiana. Non vanno fatti altri concorsi. Prima si esauriscono le graduatorie permanenti, dopo si fanno altri concorsi per immettere i ruoli giovani. Anche perché tutta questa gente ha 40 anni e a 40 anni si è ancora giovani, pieni di risorse. La famiglia, la casa, un progetto per il futuro. Questi desideri di chi questa mattina aspettava di essere chiamato per un lavoro. E dalle voci, dalle speranze degli insegnanti, parliamo invece ora dei tassisti, una categoria che in questi giorni si sente di molto rafforzata dalla decisione del Tribunale di Francoforte, che ha vietato alla società americana Uber, quella che fa concorrenza ai taxi tradizionali, di circolare in Germania. Da tempo i tassisti gridano alla concorrenza sleale. Ieri sera alla festa dell'Unità di Sesto San Giovanni si sono fatti sentire. L'incontro era sulla mobilità alternativa. Vediamo che cosa è successo. Il dibattito alla vigilia prevedeva scintille per la presenza sul palco della festa dell'Unità al Carroponte di Sesto San Giovanni di Benedetta Arese Lucini, manager di Uber Italia, che all'arrivo si schermisce davanti ai fotografi, non certamente per timidezza. In questi mesi difficili per la sua società ha dimostrato di essere una manager battagliera, come sicuramente avrebbe voluto dimostrare anche sul palco del Carroponte. Il tema da dibattere riguarda lo sharing mobility. La sala non è piena, ci sono pochi tassisti. Eppure di fronte hanno quella che hanno definito da tempo la loro nemica numero uno. Comunque faccio i complimenti, perché io Milano, la metropolitana, la uso tutte le mattine per andare in ufficio. Quindi per me, anzi, in Italia la metropolitana funziona il cellulare, quindi possiamo rimanere connessi, mentre in America in molte non funziona. Quindi questo è già un passo avanti. Un apprezzamento al trasporto pubblico milanese e poi via a spiegare com'è partita l'applicazione. Benedetta Arese Lucini è stata applaudita.
Non si capisce se dalla clac dei cosiddetti uberisti o da qualche tassista presente, e il tono di quegli applausi era allora ironico. Per le contestazioni basta aspettare qualche minuto, che arrivano puntuali. Dopo che la manager ha spiegato il punto di vista di Uber, in Italia ha detto ci sono 40 milioni di auto che vengono usate in media da 1,5 persone e restano ferme per la gran parte della giornata. Il ride sharing, ha ricordato, potrebbe essere l'occasione di trasformare questi beni sottoutilizzati in servizi di valore per tutta la comunità. In sala è il caos. I tassisti protestano perché in presenza di un manager Uber non è stato invitato nessun loro rappresentante e danno la colpa in particolare all'ospite di non aver voluto il contraddittorio. Il moderatore e il servizio d'ordine faticano a riportare la calma. Non c'è nulla da fare, come non ci sarà risposta a questa domanda. Posso semplicemente chiedere alla signora Lucini e a voi, sì, come si può giustificare carpooling 60 euro per andare a Malpensa o 42 euro da via Zuretti a Piazza Cadorna Uber Pop quando un taxi costa 22 euro? Okay. Questo è carpooling? Il dibattito non va avanti, i tassisti non permettono il secondo giro di intervento. La guerra a tassisti Uber ormai dura da tempo. Nel mese di maggio di quest'anno il servizio si è fermato per 3 giorni e Milano è piombata nel caos. Ci sono stati anche tafferugli tra le due fazioni. Sono l'intervento del ministro Lupi, che ha promesso di valutare come applicare la legge, ha scongiurato altri giorni di fermo. I rappresentanti delle auto bianche contestano questo nuovo innovativo servizio che, con un'applicazione sullo smartphone, consente di prenotare al volo le auto a noleggio con autista, come fossero taxi, con l'aiuto del satellite. Un servizio che sta prendendo piede in molti paesi del mondo, ma che potrebbe trovare difficoltà in molti altri stati. Dopo la sentenza del Tribunale di Francoforte, che ha messo al bando in tutta la Germania il servizio che permetteva di noleggiare auto con conducente. L'ingiunzione temporanea resterà in vigore finché non ci sarà un verdetto nel caso avviato contro la società californiana da un gruppo tedesco che offre una simile applicazione, la quale permette di ordinare un taxi. La decisione del Tribunale di Francoforte arriva dopo che ad agosto le autorità di Berlino avevano vietato Uber nella capitale per motivi di sicurezza. Secondo le autorità e le associazioni di tassisti, l'app mette a rischio i clienti, permettendo loro di viaggiare a bordo di automobili che non sono state controllate, con autisti che non hanno né la preparazione né l'assicurazione necessaria. Ma contro Uber le contestazioni ci sono state anche a Barcellona, Parigi e Londra. E a proposito di scioperi, iniziato questa mattina alle 7, durerà per 24 ore lo sciopero delle aziende, delle ditte appaltatrici dell'Ilva di Taranto. È stato indetto dopo l'incidente ieri mattina nella acciaieria numero 1, vittima un operaio di 54 anni, Angelo Iodice. È stato un brutto colpo dell'Ilva, ma per lo stabilimento pugliese oggi è arrivata anche una buona notizia, perché è stato trovato l'accordo per il prestito quindi l'azienda ha annunciato che ai dipendenti verrà pagato il premio di produzione. L'Ilva è sicuramente uno dei simboli oggi in crisi della industrializzazione italiana. Alla mostra del cinema di Venezia è stato presentato un documentario che racconta proprio quanto quel crescere di fabbriche di lavoro sia stato allora una grande speranza. Vedremo allora in che modo, oggi inconcepibile, è nata proprio l'Ilva di Taranto. Vediamo. Guardate, un paesaggio classico, il mare, la riva deserta, gli olivi, il sole, le cicale, la pace, la sonnolenza, tutto rimasto immobile e intatto dai tempi della Magna Grecia. Ecco com'era iniziata la storia del tubificio di Taranto, le ruspe che arrivano per sradicare una storia e cercare di crearne un'altra. Gli olivi, il sole e le cicale significavano sonno, abbandono, rassegnazione, miseria. E ora qui invece gli uomini hanno costruito una cattedrale immensa di metallo e di vetro per scatenarvi dentro il mostro infuocato che si chiama acciaio. Immagini e parole che raccontano una speranza, quella che ha accompagnato gran parte del Novecento, il secolo dell'industria. Sappiamo com'è finita. Sulle coste pugliesi la ferita di quegli ulivi sradicati è ancora aperta nella contraddizione tra progresso, lavoro e sostenibilità. E questa è la sostanza del film documentario La zuppa del demonio di Davide Ferrario,
quella della grande illusione cantata dai futuristi come Marinetti, per il quale il progresso ha sempre ragione. Vi è stato difficile abituarvi a questa vita diversa, al lavoro di fabbrica, agli orari, al ritmo della catena di montaggio, alla disciplina? No, io mi trovo bene, che prima ho fatto il militare, allora so come se fosse che faccio il militare uguale. Un lavoro scrupoloso tra gli audiovisivi storici delle aziende italiane raccolte a Ivrea nell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. E sono le parole degli scrittori e dei giornalisti italiani come Bocca, Volponi, Calvino, Rea e le immagini girate e montate da registi come Risi, Olmi, Blasetti, Camerini a ricordarci che gli anni della grande industrializzazione italiana, delle opere ardite di viadotti, ponti e autostrade, affascinarono non poco anche gli intellettuali più coriacei, portarono Sciascia a capire che l'uscita dal mondo contadino portava a quello dove il superfluo diventava necessario. Tutte le cose che oggi ci appaiono orrende, allora ci sembravano bellissime. Chi non ha visto quegli anni non può capire la fuga a occhi chiusi verso il benessere e le radici della crisi economica e morale di oggi. Godevamo con pochissima ironia e molto compiacimento delle luci che si accendevano e si spegnevano. Ci lasciammo trascinare dalle speranze? Probabilmente sì. Probabilmente la nostra infatuazione fu ingenua. Ma quel periodo fu veramente particolare, felice. La scoperta dei consumi di massa nei tempi di massima occupazione, la storia della Fiat, dell'Olivetti, di Marghera, delle raffinerie come quella di Gela, la prima centrale nucleare a Latina, raccontate come un'avventura della civiltà industriale fino alla grande crepa in quel muro di fiducia che il documentario data al 1973, l'anno della crisi petrolifera. Non ci sono le lotte operaie, gli scioperi, l'ingresso del terrorismo nelle fabbriche, nella zuppa del demonio c'è la cronaca di un sogno perduto e la testimonianza silenziosa dei grandi protagonisti di questa storia, i lavoratori e le lavoratrici che hanno portato l'Italia tra le grandi potenze industriali. Adesso parliamo di una decisione senza precedenti, parliamo del mondo del calcio, non quello di casa nostra. Siamo in Brasile, a Porto Alegre, e la squadra dei quartieri alti della cittadina brasiliana, il Grêmio, è stata esclusa dalla Coppa del Brasile. Lo ha deciso il Tribunale Sportivo Brasiliano e il motivo sono i cori razzisti dei suoi tifosi. Proclamato il risultato del giudizio, então, por unanimidade de votos. Per votazione all'unanimità il Grêmio è bandito dalla Coppa del Brasile edizione 2014. Nessuna pietà, la sentenza della commissione disciplinare del Tribunale Sportivo Brasiliano è chiara, fuori dalla competizione. Al Grêmio per gli episodi di razzismo certificati durante la partita degli ottavi di finale contro il Santos è stata inflitta anche una multa di 50.000 reais, circa 20.000 dollari. Ai tifosi, riconosciuti dalle telecamere mentre lanciavano ingiurie al portiere avversario, sarà vietato entrare negli stadi per 2 anni. Sanzionati anche l'arbitro e 2 assistenti per non aver messo tutto a referto. Eccolo l'episodio ripreso in TV. Il gruppo di ultra intona cori razzisti. Obiettivo è il portiere Aragna. Lo chiamano macaco e lui imita i gesti di una scimmia. Tra i teppisti c'è anche una ragazza, Patricia Moreira, sorpresa in diretta TV mentre urla proprio quella parola ingiuriosa. È stata anche licenziata in tronco. Ora giura di essere pentita, ma l'aspetta insieme agli altri 10-15 tifosi un processo per razzismo. La sentenza esemplare è in qualche modo anche rivoluzionaria per il Brasile, che ha vissuto da poco il Mondiale e dove il calcio è, anzi era, finora intoccabile. E invece stavolta i giudici hanno voluto prendere alla lettera gli ultimi provvedimenti approvati dalla Federazione Mondiale per combattere il razzismo. Ne è soddisfatto il presidente Blatter, che parla di messaggio corretto mandato dal paese al mondo del calcio. Norme severe, molto più pesanti di quelle approvate dall'UEFA, che governa il calcio europeo. Per lo stesso caso del Grêmio, nel nostro continente si rischia solo la chiusura dell'impianto e il pagamento di una multa di 50.000 euro. È successo lo scorso anno alla Lazio, giocò una partita di Europa League a porte chiuse. Molte squadre, anche italiane, cercano di combatterlo organizzando campagne antirazzismo. Qualcuno, come il calciatore del Barcellona Dani Alves, si è semplicemente beffato di chi intendeva offenderlo lanciandogli una banana.
La gaffe è dietro l'angolo anche per gli alti dirigenti, vedi il presidente della FIGI Civitavecchio e la sua frase offensiva nei confronti di chi mangiava banane fino a ieri e ora gioca in prima squadra, riferita ad un giocatore extracomunitario presente nel nostro campionato. Sono bastate le scuse pubbliche, la giustizia sportiva lo ha prosciolto, tutto è stato dimenticato. Alla FIGC, una volta eletto presidente, Tavecchio ha voluto accanto a sé Fiona May. La campionessa di salto lungo ha il ruolo di consigliere per l'integrazione e le politiche contro le discriminazioni razziali. Lei sta già mettendo in piedi alcuni progetti, ma forse servirebbero anche norme più severe per chi sbaglia e la sentenza brasiliana potrebbe rappresentare un utile precedente. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco torniamo con gli aggiornamenti. Di nuovo in diretta, prima di chiudere, un aggiornamento che riguarda il vertice della NATO che ha approvato il nuovo piano di risposta dell'alleanza, che include una forza di intervento immediato che avrà 5 basi deposito nei paesi baltici, Polonia e Romania, che sarà molto reattiva e avrà una presenza continua nell'est europeo, lo ha annunciato il segretario Rasmussen. E poi vi leggo anche: la NATO sta agli accordi presi con Mosca e al memorandum di Budapest, ma la Russia ne ha violato i principi in più punti. E dunque l'articolo 5, sono le dichiarazioni di Angela Merkel, la disponibilità dunque di essere pronti gli uni per gli altri ha assunto maggior significato. Lo ha detto Angela Merkel a Newport a margine del vertice NATO. Ed era questo il nostro ultimo aggiornamento. Continuate però a seguire l'informazione su La 7. C'è naturalmente il nostro telegiornale questa sera alle 20 e poi gli aggiornamenti sul sito tglasette.it. A tutti una buona giornata, domani.